26 novembre 1956. I servizi segreti, italiano e americano, sottoscrivono un accordo relativo all'organizzazione della rete clandestina denominata Stay Behind. Sono le basi dell'operazione Gladio, che ha l'obiettivo di svolgere in Italia attività di controllo e contrasto del Partito Comunista nel caso di un'espansione sovietica in Europa occidentale. 622 uomini e donne reclutati, addestrati in clandestinità per prendere le armi e organizzare la resistenza contro un'eventuale invasione sovietica. Nome in codice Gladio. Un'operazione segretissima, rimasta coperta per 40 anni, che viene alla luce solo nel 1990 in circostanze altrettanto misteriose. Una vicenda che suscita dubbi e polemiche e che si intreccia con le stragi e il caso Moro. Insomma, un giallo internazionale che ha inizio in una sera di primavera del 1972. Mercoledì 31 maggio 1972. Tutta l'Italia è davanti alla televisione. Sul primo canale si trasmette Inter-Ajax, finale di Coppa dei Campioni. Anche alla stazione dei carabinieri di Gradisca, a Gorizia, stanno guardando la partita. Poi, alle 22.35, arriva una telefonata anonima. Senta, vorrei dirle che gliel'avevo una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada di Pozzo Terfermata a Savogna. Il problema per me a quel punto è stato quello: fuori il proiettile, spari, può essere che abbia ucciso qualcuno, abbia ferito qualcuno. La zona qui era talmente tranquilla, talmente sicura, che mai poteva venire in mente che si potesse trattare di una trappola, di un attentato. Per cercare appunto di arrivare a una conclusione abbiamo cominciato a setacciare tutto l'interno della macchina. All'interno della macchina ricordo che abbiamo trovato un impermeabile, abbiamo trovato una carta stradale della Slovenia, però nessun documento né di proprietà né di appartenenza. A questo punto allora ho deciso che bisognava completare l'ispezione e guardare anche nel cofano anteriore. È una trappola. Nella Fiat 500 abbandonata a Peteano, collegata alla leva del cofano, c'è una bomba. E quando i carabinieri la aprono, l'auto esplode. Salta in aria una macchina imbottita di tritolo. Perdono la vita tre carabinieri, un quarto resta... Ho sentito un boato spaventoso e un bagliore che mi ha accecato. Corpi dilaniati con arti nel raggio di 100 metri, una cosa terrificante. La bomba di Peteano uccide i carabinieri Ferraro, Don Giovanni e Poveromo. Il tenente Tagliari resta vivo per miracolo. Mi hanno riconosciuto perché sulla spallina avevo ancora una stelletta. Le indagini sull'attentato imboccano da subito la pista rossa. Del resto, in quel 1972, i conflitti sociali si sono fatti sempre più violenti. Due settimane prima, il 18 maggio, è stato assassinato a Milano il commissario Calabresi. Il 14 marzo è rimasto ucciso in circostanze misteriose l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Mentre il 3 marzo, sempre a Milano, le BR compiono il loro primo rapimento, sequestrando il dirigente della Siemens, Macchiarini. Per Peteano, nel mirino degli inquirenti, finiscono le BR e lotta continua. Ma sono buchi nell'acqua. Si affaccia anche l'ipotesi del terrorismo nero. Nel marzo 1972 a Padova sono stati arrestati i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura, con l'accusa di aver organizzato una serie di attentati
tra cui la strage di Piazza Fontana a Milano. Ma il colonnello Mingarelli, che coordina le indagini, decide di seguire un'altra pista. Posso dire soltanto questo, che nel fatto di Peteano di Sagrado si escludono motivazioni o implicazioni di natura politica. Nel mirino dei carabinieri di Udine finisce invece la malavita locale. Vengono arrestati 6 ragazzi del posto. Dopo 7 anni però una sentenza definitiva li assolve con formula piena. L'attentato di Peteano sembra non avere colpevoli, perché le indagini sono state depistate fin dal principio. Era da capire per quale motivo c'era una tale pervicacia nel voler assolutamente trovare delle piste false, piste inventate. I carabinieri erano venuti a sapere praticamente subito e comunque nel giro di pochi mesi che le responsabilità per la strage di Peteano dovevano farsi risalire ai neofascisti friulani. Trieste, aeroporto Ronchi dei Legionari, 6 ottobre 1972. Sono passati 4 mesi dall'attentato di Peteano. Un militante di Ordine Nuovo tenta di dirottare un Fokker diretto a Bari. Chiede 200 milioni e la liberazione di Franco Freda. Il dirottatore resta ucciso in un conflitto a fuoco. Si chiama Ivano Boccaccio. A questo Ivano Boccaccio, un ex paracadutista della divisione Folgore, viene trovato addosso una pistola calibro 22. Quella stessa pistola è stata usata per la macchina della strage di Peteano. La calibro 22, utilizzata sia all'aeroporto di Trieste che per crivellare la Fiat 500 di Peteano, appartiene a Carlo Cicuttini, dirigente locale dell'MSI con un passato in Ordine Nuovo, che dal giorno del tentato dirottamento è latitante in Spagna. Grazie a una perizia fonica, Casson scopre che proprio Cicuttini è l'autore della telefonata anonima che ha attirato i carabinieri nella trappola di Peteano. Una macchina che ha due buchi sul. La pista nera seguita da Casson dà i suoi frutti. Nel 1984 uno degli attentatori confessa. Il suo nome è Vincenzo Vinciguerra. È grazie alla sua testimonianza che per la prima volta si scopre la verità su una strage. Lei si è definito, se non ricordo male, un soldato politico. Cosa significa? Significa che ho delle idee per essermi dato. È da soldato a tirare 3 vittime inconsapevoli in un tranello mortale. Ma questa non è la guerra classica. Questa è la guerra che i tecnici degli stati maggiori, compreso quello italiano, chiamano non ortodossa. La guerra non ortodossa non risponde alle regole della guerra classica. E questo, degli agguati, degli attentati, non è soltanto che un mezzo. Uno dei tanti metodi impiegati in questo tipo di guerra, impiegati anche da militari in uniforme, e al quale però nessuno rimprovera l'adozione di certi metodi. La guerra non ortodossa di cui parla Vinciguerra è quella contro il comunismo. E in questa guerra, racconta l'attentatore di Peteano, i neofascisti sono stati affiancati da apparati deviati dello Stato. Il giudice Casson chiama a deporre i vertici dei servizi segreti, tra cui il generale Maletti, ex capo del controspionaggio del SID, che fa una rivelazione clamorosa. Dalle sue dichiarazioni emerge che c'era una struttura super segreta, riservatissima, di cui non sapevano nulla nemmeno i vertici dello Stato italiano. Comincio, per così dire, a tampinare anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, che all'epoca era Giulio Andreotti, scrivendogli alcune lettere e dicendo: guardi, sono arrivato a questo punto di indagine, avrei la necessità di vedere negli archivi dei servizi segreti militari italiani che cosa c'è. Il giudice Casson è deciso ad andare avanti. Nel frattempo però è il 1990 e il mondo è cambiato. Con la caduta del muro di Berlino si disegnano nuovi equilibri internazionali. E anche la guerra fredda ormai sembra non avere più nessun senso. Mentre sui giornali cominciano a fiorare le prime indiscrezioni, il 24 ottobre del 90
Alla Camera il Presidente del Consiglio Andreotti, a sorpresa, rivela l'esistenza di Gladio, una rete clandestina specializzata nella guerra non ortodossa, il cui compito è reagire a un'eventuale invasione sovietica. Io entro negli archivi di Forte Boccea e lì ho la conferma documentale dell'esistenza di questa struttura Gladio Stay Behind. Gladio è un'operazione top secret. Neppure il Parlamento e persino alcuni presidenti del Consiglio, a loro dire, ne sono mai stati informati. Noi vogliamo una cosa molto semplice, vogliamo la verità. L'esistenza di un esercito clandestino in un paese che non ha ancora ottenuto verità sulle stragi desta sospetti terribili. E nelle sue indagini, Casson scopre un altro elemento inquietante. Gladio possiede depositi di armi ed esplosivi da utilizzare in caso di invasione. Nome in codice, NASCO. I NASCO sono 139, disseminati in tutto il nord, persino nelle chiese e nei cimiteri. E uno di questi NASCO è stato scoperto per caso da due ragazzi nel 1972 ad Aurisine, vicino a Trieste. Ecco, qui siamo al bunker dove fu trovato da quei due ragazzi nel 1972 quelli che poi sono stati chiamati NASCO. Contenevano varie cose, contenevano esplosivo, dei mitra Sten normalmente, delle pistole Star spagnole, detonatori a tempo, i tipici attrezzi del guerrigliero. Aurisine dista meno di 30 km dal luogo in cui è avvenuto l'attentato di Peteano del 31 maggio del 72. Per il giudice Casson questa non è una coincidenza. La sorpresa viene fuori quando si vede che nel NASCO di Aurisine i carabinieri trovano più materiale, anche esplosivo, di quello che ci doveva essere, ma trovano anche del materiale in meno. C'era in meno due accenditori a strappo. Gli accenditori a strappo sono fondamentali per la strage di Peteano perché l'ordigno di Peteano è stato formato, creato con il sistema dell'accensione a strappo. Per Casson, quello degli accenditori è l'indizio che collega Gladio alla strage di Peteano. I responsabili dell'organizzazione finiscono sotto processo con accuse pesantissime. Banda armata, cospirazione, distruzione di documenti. Mentre gli elenchi con i nomi dei 622 gladiatori vengono pubblicati sui giornali. Nel periodo in cui io ho comandato la Gladio, credo di averli conosciuti pressoché tutti. Gente che credeva in quello che faceva, credeva in quello che gli era stato detto, e cioè che dovevano operare per la difesa del paese, che non dovevano aspettarsi niente. L'unica cosa che dovevano aspettarsi era che qualunque cosa fosse successo i loro nomi non sarebbero usciti. E allora chi sono i gladiatori? Dei patrioti o dei cospiratori? Dei cittadini al servizio del paese dell'Alleanza Atlantica oppure dei pericolosi eversori? Quelli della scoperta di Gladio sono giorni convulsi, attraversati da polemiche roventi. E intanto emergono altri dettagli. Si scopre ad esempio che Gladio non esiste solo in Italia, al contrario fa parte di un progetto della NATO ed è collegato con altre organizzazioni gemelle in tutta Europa. E la rete Stay Behind. Eravamo collegati a livello internazionale, noi facevamo esercitazioni con appartenenti a comandi di reti Stay Behind estere. Abbiamo fatto esercitazioni con gli olandesi, abbiamo fatto esercitazioni con i tedeschi, abbiamo fatto esercitazioni con tutti. Praticamente tutti i paesi hanno fatto delle rimostranze all'Italia imputandoci di aver rivelato un segreto NATO. Anche in altri paesi europei, alla rivelazione di Stay Behind, i magistrati che indagano su stragi irrisolte chiedono l'accesso agli atti segreti dell'organizzazione. Le reti finiscono sotto inchiesta in Germania per la bomba del 1980 all'Oktoberfest di Monaco e in Belgio per la catena di delitti del Brabant. Nessuno
che abbia mai collaborato alle strutture di Stay Behind, né tantomeno i miei colleghi del servizio segreto. Sono mai stati coinvolti in alcuna azione criminosa. E quando una commissione parlamentare cominciò a premere per conoscere l'identità di chi aveva accettato di farne parte come caporete o come agente, non ho avuto alcuna esitazione a rifiutarmi nel modo più assoluto di fare i nomi. È una cosa che non si fa. A differenza di quanto avviene in Italia, dunque, gli archivi delle Stay Behind straniere rimangono inviolabili e coperti dal segreto. E d'altra parte, a tutt'oggi, dopo anni e anni di indagini, non esiste una sola prova che dimostri il coinvolgimento di Stay Behind in attività eversive o criminali di alcun tipo. Ma allora, che cos'era davvero Gladio? E come nasce il progetto Stay Behind? Quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, praticamente non esistevano più eserciti. Esistevano tre eserciti, quello sovietico, quello americano e quello inglese. Tutti gli altri erano stati spazzati via dalla guerra. È in questo contesto che nasce il progetto Stay Behind, la costituzione di reti clandestine anti-invasione. L'operazione Stay Behind, la formazione di una rete europea anti-invasione, è presa dagli inglesi che insieme ai paesi del Benelux organizzano dei corsi sulla base dell'esperienza che era stata della resistenza. Il primo embrione della Stay Behind nasce in Belgio, dove durante l'occupazione nazista i partigiani hanno creato molte difficoltà alle truppe di Hitler. La loro inesperienza, però, li ha portati anche a commettere errori fatali. Il 10 novembre 1942, sette giovani Boy Scout, insieme al loro parroco, vennero uccisi qui dai tedeschi. Avevano avuto l'idea di costituire una rete partigiana clandestina, ma purtroppo non avevano alcuna esperienza. Questa storia spiega perché venne fondata Stay Behind e perché era assolutamente necessaria. All'alba della Guerra Fredda è Winston Churchill a proporre di preparare in tempo di pace nuclei di partigiani in funzione antisovietica. Il progetto prende l'avvio in Belgio, ritenuto il paese più vulnerabile ad un'invasione. I rossi già stavano in Germania, ricordiamocelo. Il loro sforzo principale sarebbe stato quello attuato dalla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, cioè attraverso la Germania occidentale e i paesi Benelux e Francia e raggiungere il mare. Fu per questo che i vertici dell'intelligence britannica e americana, insieme ai belgi, si resero conto che in futuro le strutture di Stay Behind sarebbero state fondamentali non solo in Belgio, ma anche in altri paesi. Nel mondo diviso in blocchi, l'Italia la sua scelta l'ha già fatta, con le elezioni del 1948 vinte dalla DC e l'adesione al Patto Atlantico. Ma l'Italia è zona di confine e anche il nostro paese ha la sua Berlino. Trieste è una città divisa tra un settore anglo-americano e la zona B assegnata alla Jugoslavia di Tito. Il confine qui è a 1000 metri, quindi è molto vicino a questa zona. Era un confine che oggi è inimmaginabile come era in quegli anni, ed era un confine di paura. E soprattutto la guerra aveva lasciato un clima di odio feroce, non etnico, un odio politico. Cioè, a casa mia erano visti i titini come il male assoluto. E infatti, per proteggere il confine orientale da un attacco militare jugoslavo, nel 1949 il governo italiano crea una milizia anti-invasione, la milizia O. A comporla gli ex partigiani friulani della Brigata Osoppo, animati da un anticomunismo viscerale.
aderenti all'Aosoppo furono vittime della cosiddetta strage di Porzus, quando un gruppo di partigiani comunisti giunse nella baita dove erano gli uomini dell'Aosoppo e li uccisero tutti. La milizia O viene mobilitata solo una volta, nel settembre 1953, quando Tito minaccia di invadere il territorio libero di Trieste. Ci fu una tensione tra Tito e il nostro governo, per cui entrambi i paesi cominciarono a schierare le truppe sul confine. I membri della O ricevono l'ordine di fare attività informativa e di disporsi in punti strategici lungo il confine, pronti a reagire in caso di invasione. Io ricordo che passando col treno si vedevano ricoveri, casamatte, soldati pronti alla difesa. La situazione sul confine jugoslavo rimane tranquilla. Ma il progetto delle reti anti-invasione va avanti e si estende a tutto il paese. Nel 1956, l'anno in cui i carri armati sovietici reprimono nel sangue la rivolta di Budapest, con un'intesa tra la CIA e i servizi segreti italiani, nasce l'operazione Gladio. L'Aosoppo è nata e cresciuta e continuata a vivere per difendere i confini orientali. Gladio invece è nata per difendere tutto il territorio nazionale da un'eventuale invasione. Gli Stati Uniti forniscono i finanziamenti e le armi per l'organizzazione, mentre gli istruttori sono agenti segreti inglesi. Reti di Gladio vengono istituite soprattutto a ridosso dei confini e nelle grandi città. In tutta Italia ha inizio il reclutamento degli agenti. Chi mi ha contattato era un ex comandante partigiano. Disse: guarda, io so che esiste, anzi io in qualche maniera ho contribuito, ne faccio parte fin dall'inizio, una organizzazione dello Stato, delle forze armate, che si occupa di preparare delle persone specializzandole nell'attività clandestina in un territorio occupato. Questa cosa ti convince? E io dissi sì, in linea generale sì. La cosa singolare è che all'improvviso la mia portinaia mi avvisò che i carabinieri erano venuti a cercarmi, nel senso che facevano domande su di me, com'ero, come mi comportavo, e poi negli anni successivi capii che evidentemente era una procedura standard, che i carabinieri forse non erano carabinieri, forse erano agenti dei servizi segreti. Prima convocazione, arrivo a Roma Terme il primo mattino. La comunicazione che mi era stata data era quella di presentarmi a un bar specifico della stazione di Roma. Il segno di riconoscimento doveva essere un giornale locale. Con questo giornale sotto il braccio avrei dovuto sedermi al bar della stazione Terme. Sarei stato avvicinato da una persona, così avvenne. Prendemmo qualcosa da bere e poi ci avviamo all'uscita della stazione, lì un pulmino bianco ci attendeva, salimmo sul pulmino, era a vetri schermati e procedemmo fino all'aeroporto di Ciampino. Un aereo oscurato aveva i finestrini schermati, non si poteva assolutamente vedere fuori. Si aprirono le porte e eravamo in un cortile di quella che appunto poi fu chiamata la scuola. Il campo di addestramento delle reclute di Gladio è a Capo Marraggio, nella costa nord-ovest della Sardegna, in una base segreta costruita con i soldi della CIA. La prima lezione in accoglimento in aula veniva spiegata la filosofia di impiego, gli obiettivi della Gladio. Ve lo diciamo senza mezzi termini: se domani vi attiverete e venite presi dal KGB, per voi non c'è speranza, morirete nel più atroce dei modi, questo è scioccante. Però uno dice, costi quel che costi, io devo fare questa roba qua. Ci fu fatta subito un ammonimento a non usare i nostri cognomi,
da quel momento ci saremmo rivolti l'uno con l'altro solo e soltanto col nome di battesimo e non avremmo dovuto parlare minimamente della nostra vita, dei nostri rapporti, se arrivi da un posto piuttosto che un altro, assolutamente no. La clandestinità diventa un impegno di carattere reale, si muore. Per prepararsi alla resistenza, i gladiatori si addestrano al sabotaggio, alla guerra psicologica e alla guerriglia. Io ho avuto l'addestramento normale alla difesa con le armi leggere, armi da combattimento individuale. Erano armi italiane, armi americane, erano appresso la base. Noi non abbiamo mai portato armi all'esterno. Praticamente a tutti i corsi ai quali ho partecipato c'erano dei momenti nei quali utilizzavamo le armi. Armi di vario genere, ci veniva insegnato a smontare e rimontare un'arma in dotazione all'esercito invasore. Gladio è una struttura clandestina e i suoi agenti devono rispettarne la segretezza. Si basa su quella che in gergo militare si chiama compartimentazione. Questo principio elementare della compartimentazione non è stato osservato soltanto e in modo estremamente rigido dentro Stay Behind, ma più in generale, direi, in qualunque servizio di intelligence. La compartimentazione è uno dei principi base. In una rete ogni gladiatore conosceva uno o due persone, le quali a loro volta ne conoscevano uno o due persone. Quindi non è detto che in una rete di cinque uomini per quinto uomo conoscesse il caporete. Una regola che sicuramente io ero riuscito a darmi dall'inizio era non farne minimamente parola con nessuno. Noi nel momento stesso in cui facevamo un'attività all'interno dell'organizzazione Stay Behind o facevamo un corso, chiudevamo, si allontanava la nostra vita civile e la vita fatta all'interno della Stay Behind, attivati temporaneamente dentro questa, scompariva rapidissimamente quando tornavamo alla vita normale. Solo dopo molti anni la centrale permette ai gladiatori di informare almeno le mogli della loro appartenenza all'organizzazione. Da quel momento, nelle dovute forme, con molto, molto sofficiamente, io potevo informare mia moglie Luciana del fatto che io appartenevo a questa organizzazione. Subito, certo, ho avuto delle perplessità, non riuscendo bene a capire, anche perché lui non si esponeva molto. E mi disse: ma come hai fatto come hai fatto in questi anni ad andare senza che io ne sapessi niente? Fatto il primo passo, fummo noi, o almeno alcuni di noi, a sollecitare il passaggio successivo, cioè a dire: ma siccome mia moglie ritengo che abbia le caratteristiche per svolgere un suo ruolo attivo in questa organizzazione, perché non coinvolgere lei attivamente? La prima volta veramente credo che sia una cosa emozionante per tutti, perché non sai cosa ti aspetta, ecco. Non sapevamo dove si andava, non sapevamo cosa ci aspettava, nel senso che non conoscevamo la scuola, poi dopo è stato tutto diverso. In caso di invasione, secondo i calcoli dello Stato Maggiore italiano, all'Armata Rossa sarebbe sufficiente una mattinata per occupare l'intera pianura padana. Le invasioni, per quanto riguarda l'Italia, sarebbero avvenute, uno secondo la solita soglia di Gorizia, e la seconda porta sarebbe stata quella attraverso l'Austria per occupare quello che era la cosa più importante in Italia, che era il famoso cosiddetto triangolo industriale e tutta la pianura padana. Il pericolo dell'invasione della Vest c'era senz'altro, qui lo percepivamo tutti, soprattutto Trieste sarebbe stata immediatamente occupata dall'esercito invasore. Compito dei gladiatori.
gladiatori sarebbe quello di rimanere dietro le linee dell'occupante per poi organizzare la resistenza. Io avevo predisposto la dispersione immediata, il raggiungimento di luoghi sicuri, prefigurati e mai comunicati ad anima viva. L'attività che potevano fare subito era evasione e sfiltrazione, cioè fare evadere, cioè dal territorio occupato, persone importanti o considerate importanti dal governo italiano. Il compito principale era quello di raccogliere eventuali piloti nostri caduti in territorio occupato, perché ci spiegarono bene che mentre una divisione corazzata lei la fa in 3 mesi, per un pilota da caccia ci vogliono 5 anni. E successivamente avrebbero potuto iniziare a fare l'altra attività, cioè condurre guerra armata. Il momento dell'attivazione è un momento tremendamente temuto, che tutti, secondo me, abbiamo avuto nella testa. La paura era di non essere adeguati. Poi cominci a vedere come funziona l'organizzazione, prendi fiducia nell'organizzazione e dici no, beh, qui funziona. Era una struttura con un elevato grado di efficienza, ottima capacità di espansione, forte disciplina, fortemente coesa agli obiettivi per cui era stata creata. Per fortuna non ci è capitato di provarlo. Ma se nell'immediato dopoguerra il rischio di un'invasione sovietica appare assolutamente credibile e verosimile, già negli anni 60 è ormai chiaro che Mosca e Washington non hanno nessuna intenzione di scontrarsi militarmente in Europa. Una invasione sovietica, insomma, è uno scenario sempre più improbabile. Per l'Italia, però, il pericolo rosso è semmai un altro e viene dall'interno. In Italia, infatti, c'è il Partito Comunista più forte e più grande dell'Europa occidentale. E allora è possibile che Gladio abbia avuto un ruolo anche sul fronte interno, che sia stata utilizzata, insomma, per finalità diverse da quelle per cui era stata concepita e messa in piedi? In alcuni momenti Gladio è stata effettivamente usata in un quadro più generale di scontro politico interno. Il 4 dicembre 1963 viene varato il primo governo di centrosinistra, guidato da Aldo Moro e sostenuto da un'alleanza tra la DC e i socialisti. Si comincia a pensare che anche il PC possa arrivare un giorno a governare il paese. E a qualcuno quest'idea fa paura. Più che paura, c'era il terrore, quasi l'ossessione, che la stagione del centrosinistra finisse per aprire la strada a un futuro ingresso del Partito Comunista nell'area di governo, ed era una eventualità da scongiurare a tutti i costi e in ogni modo. Su iniziativa del Presidente della Repubblica Segni viene approntato un piano di emergenza da attuare in caso di insurrezione comunista. È il cosiddetto piano solo. Fu concepito per far capire alla politica italiana che c'era un limite che non andava superato, perché superato quel limite sarebbe scattata una reazione. Tra le misure previste dal piano solo, l'arresto e la deportazione di politici e sindacalisti di sinistra a Capo Marrargiu, la base di Gladio. Questa utilizzazione della base di Capo Marrargiu come luogo di deportazione mostra un uso politico della base che non è in accordo con l'affermato uso esclusivamente di contrasto dopo una eventuale invasione. Il PC fino al 77-78 è stato contro la NATO, cioè contro un'alleanza di cui chi come me portava le stellette faceva parte. Quindi era da considerare, se non un nemico, un avversario. Una cosa mi sono chiesta ed era fra i miei timori.
se dovesse succedere che il Partito Comunista va al governo, il mio nome va a finire in mano a qualcuno che probabilmente, nel caso in cui il paese fosse stato invaso, sarebbe stato dalla parte dell'invasore. È ovvio che non potevamo fidarci di gente che praticava un'ideologia del genere, che appoggiava un'ideologia del genere al di fuori del territorio nazionale. Nella seconda metà degli anni 60 anche lo scenario italiano si fa più inquieto. Con il 68 prima e l'autunno caldo poi aumentano i conflitti sociali e aumentano anche le pressioni per un uso politico di Gladio. Sono gli Stati Uniti a chiedere a Gladio di organizzare la controinsorgenza. Il rischio di un'insurrezione comunista va impedito a ogni costo. Leggendo tutte le carte, in effetti qualche accenno alla controinsorgenza interna l'ho trovato. Era un pallino degli americani, finanziavano anche loro parte di Gladio e avevano subordinato il finanziamento alla controinsorgenza. È stato rifiutato e poi i finanziamenti poi sono finiti dopo 2 o 3 anni, erano oramai ridotti a pochi spiccioli. Dell'esistenza di un'armata clandestina con compiti anti-invasione e di controinsorgenza parla anche Aldo Moro, prigioniero delle Brigate Rosse, nel memoriale rinvenuto nel covo di via Montenevoso, 2 settimane prima della divulgazione di Gladio, nell'ottobre 1990. Gladio doveva fare insorgenza in caso di occupazione nemica. Non aveva compiti di antinsorgenza, anche per questo si è fatto un grosso errore quando, leggendo il memoriale di Aldo Moro, che parla di corpi per la controinsorgenza, si è dedotto si parlasse di Gladio, e invece assolutamente no, perché Gladio non ha quei compiti. Evidentemente Moro stava parlando di altro. Gladio non è un'unica cosa. Gladio è uno dei corpi che afferiscono a un sistema organizzativo molto più complesso, dove c'erano non solo organizzazioni italiane ma anche organizzazioni straniere, dove non c'erano solo corpi più o meno regolarizzati come Gladio, che aveva una sua costituzione anche amministrativamente regolarizzata, ma esistevano anche corpi del tutto irregolari e coperti. A cosa alludeva allora Aldo Moro nel memoriale scritto nella prigione delle Brigate Rosse? Alludeva a Gladio o qualcos'altro? E a che cosa esattamente? E perché le parti del memoriale in cui se ne parla vengono ritrovate solo nell'ottobre del 90? O meglio, perché Andreotti rivela l'esistenza di Gladio proprio 2 settimane dopo la scoperta di questa parte del memoriale? Il lavoro dei magistrati intanto va avanti e i magistrati scoprono che accanto a Gladio esiste un'altra organizzazione, insomma una Gladio parallela, paramilitare e segreta, fuori dal controllo della NATO, i nuclei di difesa dello Stato. Il primo ad ammettere la loro esistenza, anche se in maniera indiretta, è un militare discusso e controverso, il generale Amos Spiazzi, comandante a Verona. Per Verona avevo reclutato 50 persone, avevamo un nucleo di staffette che erano donne addestrate a portare eventualmente ordini, eccetera, eccetera. Un nucleo di persone addette alle radio, erano molto bravi per poter trasmettere all'esercito amico notizie, informazioni, eccetera. E poi un nucleo più piccolo di persone che avevano fatto durante il servizio militare magari gli incursori, oppure avevano fatto quelli che trattano l'esplosivo, eccetera, queste cose qui, che potevano essere disponibili su ordine dei carabinieri, su ordine che veniva dall'esercito amico, di operazioni di guerriglia. Questa organizzazione da un lato aveva una serie di compiti simili a quelli della Gladio vera, e cioè l'intervento in caso di invasione, eccetera, eccetera. Dall'altro invece aveva dei compiti di carattere di contrasto politico a quello che era la sinistra. Una guerra preventiva che presupponeva vari livelli. Ci poteva essere l'imprenditore che finanziava, chi faceva propaganda legale, chi faceva manifestazioni, chi faceva
propaganda psicologica, fino a nuclei clandestini non conosciuti, che non si conoscevano nemmeno fra di loro, che avevano il compito di compiere quell'azione di forza che avrebbero impedito ai comunisti di impadronirsi del paese. Nel 1966, oltre 2.000 ufficiali delle forze armate ricevono un appello. A scriverlo, due neofascisti di Padova, Franco Freda e Giovanni Ventura. Questo è il volantino di Freda. Ufficiali, la pericolosa situazione della politica italiana esige il vostro intervento decisivo. Spetta alle forze armate il compito di stroncare l'infezione prima che essa divenga mortale. Voi dovete aderire ai nuclei di difesa dello Stato. È dalla nuova inchiesta su Piazza Fontana, quella condotta a metà degli anni 90 dal giudice Salvini, che emerge con chiarezza l'esistenza dei nuclei di difesa dello Stato. Gladio non è le stragi, Gladio non è le bombe, non è l'eversione. È una struttura anticomunista che nasce direttamente dalla Guerra Fredda e con lo spegnersi della Guerra Fredda va a perdere la sua funzione. Viceversa, nelle indagini milanesi è emerso qualcosa d'altro. Un'altra struttura, questa sì, radicalmente illegale, radicalmente direi eversiva, non solo illegittima, che è quella dei nuclei di difesa dello Stato. I nuclei di difesa dello Stato non sono mai stati un corpo come Gladio, con proprie strutture, organigrammi, nomi. Ma è stato l'inglobare all'interno del sistema organizzativo anticomunista delle organizzazioni di estrema destra e i loro apparati paramilitari, più segnatamente Ordine Nuovo. Mentre la Gladio Bianca era decisamente apolitica, la Gladio Nera, e cioè gli NDS, sono stati volutamente, o comunque è stato accettato, l'infiltrazione dell'estremismo di destra, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, eccetera, eccetera, che sono poi stati coinvolti negli attentati di Piazza Fontana e tutta una serie di altri attentati. Per istruire i membri dei nuclei di difesa dello Stato, arrivano in Italia ufficiali dell'OAS, l'organizzazione paramilitare francese che durante la guerra d'Algeria ha organizzato una campagna di attentati e un tentativo di colpo di Stato per rovesciare De Gaulle. Uomini dell'OAS che avevano combattuto contro i movimenti anticoloniali, che erano individuati come un braccio del comunismo, erano liberi ormai, perché la guerra in Algeria era finita, ma avevano tesaurizzato un'esperienza di addestramento, di infiltrazione, di lotta segreta, che doveva essere quel tipo di tecnica da diffondere in tutti i luoghi in cui governi molli, imbelli, incapaci di difendersi, stessero lasciando pian piano campo libero ai comunisti. C'erano degli agenti francesi che erano venuti dall'Algeria a insegnare ai nostri come fare questa guerra non ortodossa. Guerra non ortodossa che poi coinvolge anche la politica, coinvolge anche il modo di agire dei governi, delle decisioni a carattere nazionale, eccetera, e quindi è una guerra subdola. Come fa un pedinamento? Come fa un interrogatorio? È il limite della tortura nei confronti di un avversario. Come fa un'azione di sabotaggio e fa scomparire tutte le tracce subito dopo? Il 1969 è l'anno dell'autunno caldo, delle fabbriche occupate, delle lotte di studenti e lavoratori. È anche l'anno di una serie di attentati. Il più grave, quello del 12 dicembre a Piazza Fontana, provoca 17 morti. Nelle inchieste verranno coinvolti anche Franco Freda e Giovanni Ventura, gli autori dell'appello ad aderire ai nuclei di difesa dello Stato. Ci sono delle organizzazioni che hanno per i loro interessi, i loro scopi, hanno fatto questi attentati e che però sono state in un certo senso, non dico, ma sono state lasciate operare forse
da elementi del nostro governo, del nostro sistema di allora di governo, perché erano utili per rafforzare il regime e per, in un certo senso, permettere l'emissione di leggi eccezionali. Secondo la ricostruzione del giudice Salvini, il progetto dei nuclei di difesa dello Stato avrebbe avuto il suo culmine in un tentativo golpista. Il colpo di Stato sarebbe dovuto scattare la notte dell'Immacolata del 1970. A dare l'ordine di entrare in azione, il principe Junio Valerio Borghese. Aujourd'hui, je combat contre des Italiens. Aujourd'hui, je vous parle contre des Italiens quand je vous dis, par exemple, que un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes, c'est des Italiens. Et ça ne me gêne pas du tout de dire que c'est des ennemis. Ça ne me gêne pas du tout de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays des ennemis qui y vivent et qui sont une menace perpétuelle. In tutta Italia, nuclei erano scesi in campo la notte del 7 dicembre. C'erano progetti seri di occupare punti di collegamento, punti di comunicazione, sedi di partito. Mi telefona il capo del fronte nazionale qua a Verona, il generale Corniani, mi telefona e mi dice guardi che abbiamo ricevuto l'ordine di andare a Roma. Per fare cosa? Ah, prendiamo Roma. Quella notte Amos Spiazzi riceve dai suoi superiori l'ordine di trasferire le sue truppe a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia, per reprimere eventuali insurrezioni. Io sono partito con tutta la mia colonna, sono andato sull'autostrada, sono arrivato fino ad Agrate mi è arrivato l'ordine per radio, attuare esigenza triangolo, esercitazione, esercitazione, esercitazione. Cosa vuol dire quando si dice tre volte esercitazione? Che era un falso, una esercitazione, e quindi si torna indietro. È una notte in cui l'Italia pullulava, io mi ricordo addirittura in paesini sperduti dell'Umbria c'erano stati concentramenti di civili e militari, pullulava di uomini che dovevano agire e che all'ultimo momento invece, come sappiamo, non agirono. Da documenti declassificati è emerso che anche gli Stati Uniti sapevano del progetto golpista. Sono state trovate anche negli archivi statunitensi una serie di dispacci mandati dall'ambasciata americana al Ministero della Difesa statunitense in cui si diceva chiaramente che questo progetto di golpe era in corso, sarebbe avvenuto nei mesi successivi, quindi gli statunitensi erano assolutamente al corrente di quello che era il progetto della destra italiana. Credo però che fosse vissuto, secondo la strategia degli Stati Uniti in quegli anni 60, come un momento di contenimento. E io estenderei questo giudizio anche ai progetti di attentato e di strage che non venivano ordinati dagli Stati Uniti, non erano gli ordinovisti manovrati sino al punto di andare a prendere gli ordini. Però quel programma di attentati, che forse in parte si pensava da parte dei servizi di sicurezza statunitensi e anche italiani solo dimostrativo, no? Magari senza vittime, era un momento di contenimento del pericolo. Era visto con una benevolenza senza repressione, un controllo, una supervisione senza repressione. Agite, in fondo ci fa comodo. Dopo il suo scioglimento, tutti i membri della Gladio rinviati a giudizio sono stati sempre assolti in tutti i processi in cui sono stati coinvolti. E tuttavia rimane il sospetto che Gladio sia stata in qualche modo sacrificata, rivelandone appunto la sua esistenza pubblicamente per coprire proprio i nuclei di difesa dello Stato. Insomma, gli apparati deviati di cui parlava Vinci Guerra. Ma se sulla Gladio è stata fatta chiarezza, la storia di questi nuclei è ancora piena di ombre e di misteri da indagare. Nessuno degli uomini della Gladio, dal primo all'ultimo, è mai stato coinvolto in nessun affare, non solo eversivo, ma in qualsiasi cosa di illegale. Mai. Sono passati 20 anni,
dal giorno in cui è stata sciolta l'organizzazione. In 20 anni ci sono state inchieste giudiziarie di tutti i tipi, la più grossa si è conclusa semplicemente 9 anni fa, nessun magistrato, nessun tribunale è mai riuscito a mettere in dubbio le affermazioni che sto facendo in questo momento. L'indicazione di Gladio si è rivelata gravemente inesatta e nel complesso è stato uno dei più clamorosi depistaggi. Ci ha fatto correre dietro a un fantasma per 5-6 anni per appurare che non ci portava da nessuna parte. Bisognava illuminare la Gladio perché l'ombra della Gladio coprisse eventuali altre strutture spontanee oppure deviate che potessero avere operato in quell'epoca. Non è che Gladio Stay Behind fosse il male supremo d'Italia responsabile delle cose d'Italia. Negli anni 70 c'erano, fino alla metà degli anni 70 almeno, una serie di strutture sia ufficiali che non ufficiali e clandestine disponibili a entrare in funzione quando dovesse servire. Questo era il panorama negativo dell'eversione dell'epoca e tutto convergeva al vertice dei servizi segreti militari. Questo è il problema e su questo ovviamente sarebbe ancora tanto da indagare. Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato ha avuto luogo. La formula politica che per un venticinquennio ci ha governato e ha portato l'Italia sull'orlo dello sfacelo economico e morale ha cessato di esistere. Le forze armate, le forze dell'ordine, gli uomini più competenti e rappresentativi della nazione sono con noi. Mentre possiamo assicurarvi che gli avversari più pericolosi, quelli che per intendersi volevano asservire la patria allo straniero, sono stati resi inoffensivi. Nel riconsegnare nelle vostre mani il glorioso tricolore, vi invitiamo a gridare il nostro prorompente inno d'amore. Italia, Italia, viva l'Italia! Quello che avete appena ascoltato è un documento autentico, il proclama alla nazione che l'8 dicembre del 1970 avrebbe dovuto annunciare al paese il colpo di Stato realizzato dal principe Junio Valerio Borghese, un golpe che avrebbe dovuto rovesciare la democrazia e instaurare in Italia un regime militare. Noi oggi con la nostra inchiesta questo vogliamo raccontarvi, la storia incredibile e inquietante del golpe borghese, una storia oscura, piena di misteri, di colpi di scena, ma anche di tanti interrogativi, a cominciare da quello che accadde davvero a Roma la notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970. A Roma, la notte tra lunedì 7 e martedì 8 dicembre 1970 piove, piove molto. Curiose, strane manovre avvengono attorno e dentro la capitale. Manovre che puntano a colpire al cuore lo Stato italiano, i suoi nervi strategici, le sue istituzioni e gli uomini delle istituzioni. Gruppi di cospiratori si riuniscono in punti diversi della città. A Monte Sacro, in un cantiere di proprietà dell'ex repubblichino Remo Orlandini. In via Eleniana, vicino alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, nella palestra dell'Associazione Paracadutisti di Sandro Saccucci. In via Arco della Ciambella, nel cuore di Roma, nella sede dei militanti di Avanguardia Nazionale, la formazione neofascista di Stefano Delle Chiaie.
Intanto una colonna di 200 guardie forestali guidate dal colonnello Luciano Berti è pronta a muoversi da Città Ducale, vicino Rieti, in direzione della capitale. L'operazione, denominata in codice Tora Tora, coinvolge altri luoghi della penisola. Squadre di estremisti della destra extraparlamentare sono pronti a muoversi anche dal Veneto, dalla Liguria, dall'Umbria, dal resto del Lazio, dalla Campania. Il colonnello Amos Spiazzi, con i suoi uomini, è pronto a occupare Sesto San Giovanni, a nord di Milano. Il comando politico dell'operazione è a Roma, in via Sant'Angela Merici, negli uffici del maggiore Mario Rosa. Da qui alle 22.15 parte l'ordine dell'azione. La macchina del golpe è in moto. È l'ora X. Obiettivi dei congiurati: occupare gli studi RAI di via Teulada, il Ministero degli Interni e della Difesa, uccidere il capo della polizia, Angelo Vicari, rapire il capo dello Stato, Giuseppe Saragat. Ore 23. Alcuni obiettivi strategici, come il Viminale, sono già raggiunti. Dall'armeria vengono prelevati 200 mitre. Centinaia di uomini sono già in azione. Ore 1:40. All'improvviso, dalla centrale politica, arriva il controordine. Smobilitare. Tutti a casa. Tutto quello che avete visto è un film, è fiction. Infatti, per i tribunali italiani, tutto questo non è mai successo. Anzi, probabilmente nessuno ha mai nemmeno seriamente pensato a un golpe. Davvero allora non è successo proprio nulla? Forse no. Noi infatti abbiamo trovato qualcuno che solo oggi per la prima volta racconta che quel tentativo di golpe c'è stato. E lo può raccontare perché lui a quel complotto ha partecipato in prima persona, tanto da essere imputato nel processo, da essere fuggito per oltre 10 anni latitante. Oggi, davanti alle nostre telecamere, quella persona rivela per la prima volta tutti i particolari di quel tentativo di colpo di Stato. È un medico di Rieti, il suo nome è Adriano Monti. Avevo questo amico, questo era questo alto funzionario della Corte dei Conti, che faceva parte del gruppo ristretto del comandante Borghese ed era il delegato regionale del Fronte Nazionale per la regione Lazio. Fu lui che praticamente mi fece reincontrare a casa sua, in via Flaminia, il comandante, lì parlammo e venni praticamente coinvolto in questa fase di preparazione di un progetto. Ricreare in Italia un nuovo tipo di democrazia per poter fronteggiare questa tendenza di sinistra che allora faceva molto paura. La paura del comunismo, dunque, questo, secondo Monti, il motivo per cui Borghese avrebbe progettato e ideato il colpo di Stato. Un progetto da attuarsi con l'aiuto delle forze armate, coinvolgendo civili e militari. Sulle rivelazioni di Monti, naturalmente, torneremo nel corso della trasmissione, ma intanto per capire questa storia dobbiamo fare un passo avanti, a quando gli italiani scoprono per la prima volta di essere stati sul punto di diventare una dittatura militare. Dalla notte di quel fantomatico golpe sono passati più di 3 mesi. Mercoledì 17 marzo 1971, ore 15 circa. Il quotidiano romano Paese Sera titola: piano eversivo contro la Repubblica, scoperto complotto di estrema destra. La gravissima notizia, sulla quale si è mantenuto per giorni un rigoroso e comprensibile riserbo, è trapelata stamani negli ambienti giudiziari. Si è avuta oggi notizia di una operazione di polizia che ha perquisizioni e denunce negli ambienti extraparlamentari. Le scarne notizie sulle indagini riguardanti i gruppi di destra extraparlamentari. Quello stesso 17 marzo, di fronte a una notizia così clamorosa, il Parlamento sospende le sedute e chiama il ministro degli interni Franco Restivo a dare conto dell'indagine della polizia e della magistratura. In realtà, secondo lui, non è successo niente. Eppure da Palazzo di Giustizia partono i primi arresti. È una notizia proprio di pochi minuti fa, l'ha data personalmente il procuratore della Repubblica, Vitaloni.
noi rubricammo come Procura della Repubblica di Roma una gravissima ipotesi di reato, che era l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Vediamo subito il nome degli accusati e le responsabilità che vengono loro contestate. Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo. Gli accusati sono l'ex maggiore dell'esercito Mario Rosa, segretario organizzativo del Fronte Nazionale, quello capeggiato da Borghese, l'ex tenente dei paracadutisti Sandro Saccucci, segretario della sezione romana dell'associazione paracadutisti, e il costruttore edile Remo Orlandini. Il giorno dopo è la volta di Junio Valerio Borghese, ma il principe nero, irreperibile, è ormai diventato una primula rossa. Junio Valerio Borghese dunque è ormai irreperibile, quello che la polizia e magistratura indicano come il capo di questa cospirazione, il leader delle formazioni di estrema destra Fronte Nazionale è a tutti gli effetti a questo punto un latitante. Ma chi è allora Junio Valerio Borghese? Quali sono i progetti del Fronte Nazionale? A spiegarlo è proprio lui nell'intervista rilasciata sabato 5 dicembre del 70, cioè a meno di 48 ore dalla notte del presunto golpe, l'intervista concessa a Giampaolo Pansa. L'intervista di Giampaolo Pansa al principe Borghese compare sul quotidiano La Stampa il 9 dicembre 1970. Con un titolo che certamente non sarà piaciuto a Borghese, anzi Borghese si sarà pure incavolato vedendo questo titolo, perché era intitolato Deliri del principe nero. Quello che stiamo tentando di fare è creare un centro di potere su scala nazionale, basato sulle strutture di quel tipo di nazione che noi vorremmo vedere attuato. Lui immaginava probabilmente nella sua fantasia di essere il De Gaulle italiano. Forse occorrerà un colpetto, ma credo che non occorrerà nemmeno il colpetto. Noi ci verremo ad inserire, direi senza colpo ferire, in quel vuoto che già esiste fin da ora. Oggi la classe politica si è arresa totalmente ai comunisti. Il dilemma è Roma o Mosca. Voi preferite essere dominati da Mosca? E allora scegliete il PC. Al centro della visione politica di Borghese dunque c'è un anticomunismo viscerale, ma anche dai toni cupi e violenti. E quegli stessi toni cupi e violenti si ritrovano anche nell'ultima intervista televisiva rilasciata da Borghese durante la sua latitanza alla televisione svizzera. Aujourd'hui, je combats contre des Italiens. Aujourd'hui, je vous parle contre des Italiens quand je vous dis, par exemple, que un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes, c'est des Italiens. Et ça ne me gêne pas du tout de dire que c'est des ennemis. Ça ne me gêne pas du tout de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays des ennemis qui y vivent et qui sont une menace perpétuelle. Parole dure, violente, minacciose. Ma l'anticomunismo di Borghese del resto viene da lontano. Junio Valerio Scipione Alfredo Ghezzo dei Principi Borghese nasce a Roma il 6 giugno del 1906. Essere nipote di Junio Valerio Borghese è una cosa di cui vado fiero. La sua è una delle più importanti famiglie della storia italiana. I Borghese hanno dato alla Chiesa un papa, si sono imparentati con i Bonaparte, hanno espresso uomini di governo e diplomatici nell'Italia liberale. Lui è entrato in Marina nel 22, a 16 anni, quando il fascismo ha preso il potere in Italia. La sua carriera sarà folgorante. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Borghese è al comando del sommergibile Shiré, con cui si distingue in imprese memorabili che ne faranno un mito non solo della nostra Marina Militare. Il 19 dicembre 1941, Borghese affonda due corazzate inglesi e un incrociatore. È uno dei pochi veri successi italiani nel corso del conflitto. Ma il giorno che segnerà per sempre la vita di Borghese è l'8 settembre. Nell'Italia della resa e della disfatta, il principe sceglie di restare a fianco dell'alleato nazista contro il traditore Badoglio. Con i volontari della decima MAS, di cui assume il comando, Borghese continua a combattere contro gli anglo-americani che avanzano da sud. Le formazioni di Borghese sono coinvolte nella guerra civile.
La decima verrà accusata di efferatezze per le quali, a liberazione avvenuta, il suo comandante sarà chiamato a rispondere in tribunale. Documenti americani desecretati solo nel 2000 provano la collaborazione di Borghese e di uomini della decima con gli americani già prima del 25 aprile 1945. Dopo la liberazione sarà proprio l'intervento personale di James Jesus Angleton, responsabile del controspionaggio dell'OSS, da cui poi nascerà la CIA, a salvare la vita a Borghese. Processato fra il 1947 e il 1949 per collaborazionismo e guerra antipartigiana, grazie alle pressioni americane oggi note sulla procura militare italiana, Borghese viene condannato ma ottiene le attenuanti. Dopo pochi anni di prigione è in libertà. Ma nell'Italia repubblicana e antifascista, Borghese resta comunque un esule a disagio. La via della politica di partito con il Movimento Sociale, di cui diventa presidente onorario, si rivela infatti un fallimento. Non condivide tutte le scelte politicanti del movimento politico. Lui è un uomo militare. Un militare dunque, secondo suo nipote, un militare a disagio di fronte alla complessità della nascente democrazia italiana. Borghese allora decide di giocare in proprio, in solitaria, e fonda il Fronte Nazionale nel 1968. Eastern world, it is exploding. Nell'Italia scossa dalla rivolta studentesca e dalle lotte operaie, Borghese crede che il Fronte Nazionale sia lo strumento giusto nel momento giusto. Con il Fronte Nazionale, Borghese tenta di essere il collante e il riferimento dei movimenti della destra radicale, che non si riconoscono nella politica del Movimento Sociale, che giudicano troppo moderata. Un altro orientamento, e forse io mi avvicinavo più a questo, riteneva che l'azione rivoluzionaria, cioè il mutamento, inteso come mutamento, potesse essere accompagnato da un fatto tecnico, da un'ipotesi tecnica, diciamo per esempio golpista, se così vogliamo, che potesse essere il momento zero della rivoluzione. Falliti i contatti con Ordine Nuovo di Pino Rauti, che rientra nei ranghi del Movimento Sociale, l'alleato principale di Borghese diventa proprio Avanguardia Nazionale. Ma che cos'era davvero Avanguardia Nazionale? Il cruccio di molti accusatori, i quali hanno disegnato mille tipi di avanguardia. Avanguardia era un movimento dove esistevano militanti ed aderenti, dove noi avevamo anche lì sognato, se lei mi permette, delle strutture di categoria parallele che non riuscimmo a fare se non in pochissimi casi e molto marginalmente. E questa era Avanguardia Nazionale. E Avanguardia Nazionale, le sue strutture clandestine sono tenute naturalmente sotto stretta osservazione anche da SID, il servizio segreto militare, ma il SID si occupa anche dei rapporti tra Avanguardia Nazionale e il principe Borghese. Ho ritenuto che il comandante Borghese rappresentasse una speranza, è un'ipotesi politica importante, e quindi Avanguardia è stata messa a sua disposizione in quel periodo, a disposizione nel senso di militanza. Abbiamo avuto l'onore di essere stati considerati in un modo particolare dal comandante e noi l'abbiamo considerato senz'altro in un modo particolarissimo. E noi lo abbiamo considerato in modo particolarissimo, dice Stefano Delle Chiaie, del principe Borghese e del suo Fronte Nazionale, ma Delle Chiaie, lo ricordo, ha sempre negato di aver partecipato direttamente al golpe Borghese. Noi però vogliamo proseguire nella nostra inchiesta. E allora un'operazione così ambiziosa, da chi è stata finanziata? Anche di questo parlano le informative del SID. È la data dell'11 maggio 1969. 11 maggio 1969. Il comandante Borghese, nel corso di una riunione con esponenti del mondo imprenditoriale genovese, ha deciso la costituzione di gruppi di salute pubblica per contrastare, anche con l'uso delle armi, l'ascesa al potere del PC. La base di questa nota del SID è in un rapporto dei carabinieri. Il 12 aprile ultimo scorso, a Genova, in una villa appartata a Picco sul Mare, sita in via Capo Santa Chiara 39, il noto comandante Valerio Borghese si è incontrato con l'armatore Cameli Alberto, con l'avvocato Meneghini Gianni, con il presidente Lagorio Serra Gianluigi e con il proprietario della villa, l'industriale Canale Guido. Lui venne qui a Genova nel 1969, fece queste sue proposte e alla fine chiese anche finanziamenti, preannunciando il colpo di Stato per il periodo di luglio-agosto 1969.
tra chi aderì e fece giungere fondi ai piani di Borghese, c'era l'uomo che era paragonato per potenza economica agli Agnelli, cioè Piaggio. C'era l'avvocato De Marchi, insieme all'allora re del caffè Tubino. Insomma, era il gota economico genovese che aderiva in larga parte. Borghese tesse la sua trama con i movimenti dell'estrema destra, con i militari, con il mondo imprenditoriale, ma anche tutti quegli imprenditori che abbiamo citati, lo ricordo, sono stati assolti. Ma torniamo allora alle indagini del 1971. Subito dopo i primi arresti, la magistratura chiede al SID cosa sappia di Borghese, del Fronte Nazionale, del tentativo di colpo di Stato. Il 13 agosto del 71, con il documento 1303, il capo del servizio segreto militare italiano, il generale Vito Miceli, scrive: quale capo del servizio informazioni della difesa riferisco. Dai controlli immediatamente disposti non emerse alcuna conferma della notizia riferita. Ogni ricerca informativa in merito svolta dal servizio ha portato all'esclusione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone militari in attività di servizio. Ma né Miceli né nessun altro al SID trasmettono alla magistratura tutte le informative che abbiamo visto e che invece parlavano chiaramente di Borghese, dei suoi contatti, del suo progetto di colpo di Stato. Il 25 febbraio del 72 Remo Orlandini, Sandro Saccucci e tutti gli altri imputati vengono scarcerati, poi il 1 dicembre del 73 viene revocato il mandato di arresto di Borghese. La notte dell'8 dicembre del 70, insomma, non sarebbe successo assolutamente nulla. Poi però nel 1974 un clamoroso colpo di scena riapre d'improvviso il caso. A 2 anni dalla fine della prima inchiesta sul golpe Borghese, l'autorità giudiziaria riceve un voluminoso dossier. A inviarlo è il responsabile politico del SID, il ministro della difesa Giulio Andreotti. I dossier che erano costruiti sulla base di informazioni rivenienti anche da fonti confidenziali consentivano un approccio molto più diretto, molto più immediato. Il dossier è diviso in 3 parti. La prima parte si occupa del golpe Borghese vero e proprio e descrive le fasi di preparazione del piano eversivo e gli obiettivi dei cospiratori. E questo dossier, lo abbiamo visto, viene consegnato ai magistrati da Giulio Andreotti, ministro della difesa. Infatti quel dossier è stato preparato dal SID, il servizio segreto militare. Ma a fornire questo dossier ad Andreotti, questo è un punto importante, non è stato Vito Miceli, il capo del SID, ma è stato il numero 2 del servizio segreto, il generale Gianadelio Maletti, capo del controspionaggio militare. È proprio il generale Gianadelio Maletti, capo del controspionaggio del SID, ad avviare un'inchiesta su un gruppo di personaggi che sta cospirando ai danni delle istituzioni repubblicane. Fece portare avanti una serie di indagini, di accertamenti, di contatti che poi produssero il famoso rapporto. L'unico rapporto nel quale si denunciassero fatti, persone, avvenimenti e località, eccetera, con precisione. Non c'è stato alcuna sollecitazione politica, non c'è stata alcuna sollecitazione militare superiore. È un'inchiesta delicatissima, talmente delicata che Maletti ne tiene all'oscuro lo stesso capo del SID, il generale Vito Miceli. Grande fu la sorpresa allorché io portai questo papiro alle persone interessate. Per questa inchiesta Maletti si avvale della collaborazione di un capitano dei carabinieri, Antonio Labruna. Il capitano Labruna è un uomo estremamente abile nell'acquisire informazioni, cioè ottenere da coloro che stavano congiurando da anni per tentativi di golpe, ottenere tutte le informazioni su quello che stavano facendo e registrarle durante colloqui in cui i suoi interlocutori si fidavano di lui come se fosse un complice. Tra il 16 gennaio del 73 e il 17 giugno del 74
L'agente del SID, La Bruna, registra tutte le conversazioni con alcuni dei presunti cospiratori del golpe borghese. In particolare, La Bruna registra le dichiarazioni del costruttore Remo Orlandini, che la magistratura nel 71 aveva indicato come una delle presunte menti operative del colpo di Stato. Remo Orlandini era un individuo che apparentemente sembrava molto, molto preparato dal punto di vista tecnico, militare. Lui faceva un po' il coordinatore attraverso il principe e i suoi diretti collaboratori e altri personaggi all'esterno. Questo è stato quello che io ho capito del personaggio. Questo dunque è Remo Orlandini nelle parole di Adriano Monti, che solo oggi, lo ricordo, ha deciso di raccontare la sua partecipazione a questi fatti. Ma Orlandini in questo colloquio fa un nome sensazionale, quello di Vito Miceli, il capo del SID. È vero, Remo, che Miceli è stato contattato da te? Sì, sono un po' di anni, sì. Nel 1968. È stato contattato personalmente da te? Tramite un amico. E dopo tu hai organizzato un incontro direttamente tra Miceli e Borghese. Dove è avvenuto questo incontro? A casa mia. In che modo è avvenuto questo incontro? Cioè rispetto alla notte del Tora Tora? Ah, prima, di molti mesi. Perché ultimamente l'avevamo un po' emarginato per questi motivi qua. Lui di quella sera non sapeva proprio nulla. Comunque la sua adesione l'aveva data in occasione precedente, insomma. Già. Ma di fronte a queste clamorose rivelazioni di Orlandini, Maletti non ha scelta, deve scavalcare il suo capo, Miceli, e rivolgersi direttamente al ministro della difesa, Giulio Andreotti. Andreotti non mostrò sorpresa alcuna quando io gli parlai, ma Andreotti è persona difficile da interpretare, vero? Esattamente, Maletti viene da me e mi dice: guardi, dalle indagini che ho fatto c'è un colloquio che ha avuto personalmente il generale Miceli con il principe Borghese. Nel fare questa inchiesta lui si trova che il suo superiore viene ad essere risultare che si era incontrato col principe Borghese, quindi non poteva dirlo al superiore direttamente, cosa voleva dirlo a me? Andreotti si comportò in piena legalità dicendo: facciamo una riunione, siccome il caso è serio, non è cosetta da mettere da parte, caso serio, facciamo una riunione presso il mio ufficio. E sentimmo questa registrazione, il tecnico della registrazione era il capitano La Bruna. E con grande sorpresa viene fuori il nome dello stesso Miceli. Fu un momento per lui, per noi no, però sapevamo, insomma, per lui così. E la spiegazione che te Miceli, perché gli domandavo, spiegazione che dite, diciamo, io devo prendere delle informazioni, ora non è il capo servizio che va a prendere delle informazioni. E viene malamente scaricato dalle altre autorità militari. L'errore è stato di chi l'aveva messo a capo dei servizi, perché non aveva né la professionalità di questo, né forse quel tanto di malizia che forse può darsi che sia necessaria pure per dirigere i servizi. Il giorno dopo il ministro della difesa Andreotti destituisce una ventina fra generali e ammiragli sostituendoli senza alcuna particolare spiegazione. Un vero e proprio terremoto ai vertici dei servizi segreti e delle forze armate. Ma quel dossier riapre anche le indagini della magistratura. Il 10 ottobre del 74 la procura di Roma spicca 23 mandati di cattura, nell'elenco figurano tutti i nomi dell'inchiesta del 71, poi scarcerati dopo un anno. Ma questa volta tra gli arrestati c'è anche il nostro testimone, Adriano Monti. Era una mattina, era l'ambulatorio pieno di pazienti e si presentarono questi e dissero: dobbiamo parlare con lei. Fecero perquisizione, dopo aver fatto una perquisizione, dopo un'oretta mi notificarono dopo l'arresto, ecco, e mi portarono via. Mi portarono alle carceri qui di Rieti, alle carceri mandamentali, dove ricevetti, grazie allo zelo degli inquisitori, un trattamento speciale, in cella di isolamento,
vennero riaperte delle celle di isolamento nel sotterraneo che erano state chiuse nel 1926 perché considerate antigieniche. Certo, gli inquisitori hanno fatto il loro dovere, anche perché si aspettavano allora da me una confessione su quello che loro ritenevano il ruolo da me tenuto come intermediario. Cosa che io per ragioni intellettuali e umane non potevo fare, insomma. Era logico che dovevo per forza negare. Nel 1974 dunque Adriano Monti nega tutto. Un anno più tardi, scarcerato per motivi di salute, Monti fugge all'estero dove resta latitante per 10 anni. Intanto il processo Borghese, costruito proprio a partire da quel dossier del SID, si apre a Roma nell'aula bunker del Foro Italico il 30 maggio del 1977. È cominciato questa mattina a Roma il processo per il golpe Borghese. Gli imputati sono ben 78. Tra loro anche Vito Miceli, ormai destituito da capo del SID e che è stato arrestato il 30 ottobre del 1974. Tra i latitanti, oltre ad Adriano Monti, anche l'imputato chiave, Remo Orlandini. E sulla base di quel dossier l'accusa propone uno scenario sconcertante, un vero e proprio tentativo di golpe. Il golpe che ha inizio nel pomeriggio del 7 dicembre del 70, quando un comando di uomini di Avanguardia Nazionale e del Fronte Nazionale penetra dentro il Ministero degli Interni e saccheggia l'armeria. Sono entrati nel primo pomeriggio. Sono entrati nel deposito, nell'armeria, insomma. Hanno caricato tutti i caricatori, hanno tirato fuori le armi, le hanno sgrassate, hanno messo a posto tutto quanto. Hanno messo in ordine le mitragliatrici pesanti e le hanno portate nei punti per la difesa del Ministero degli Interni. Chi c'entrava più lì? Non progetto colpi di Stato. Però immagino che il Viminale abbia dei centri di comunicazione con tutta l'autorità periferica che può essere disinformata attraverso una gestione della linea superiore di comando occasionalmente finita nelle mani di chi vuole destabilizzare la vita del paese. Questo è avvenuto nel primo pomeriggio. No, è incominciato nel primo pomeriggio. Poi è andato per le lunghe, si è arrivati alla sera, piuttosto tardi. In quanto ci è voluto molto tempo, perché gli uomini erano pochi. Quindi sono stati pronti nella prima serata? No, molto più tardi. Dal Ministero degli Interni dovevano uscire 200 mitra, che poi invece di 200 erano 180, che dovevano arrivare a me e che io dovevo dare a determinate persone per un altro obiettivo. E quando le hai avute queste armi? Non le ho avute, perché poi è arrivato l'ordine di rientrare. Abbiamo fatto in tempo a riprenderle per strada. Abbiamo ripreso l'autocarro per strada, lo abbiamo fatto rientrare e scaricare. E poi le armi sono state di nuovo incassate e rimesse a posto. Ma una dichiarazione come questa ovviamente non può bastare da sola a provare l'occupazione del Ministero degli Interni. Orlandini però aggiunge un particolare. Un momento. A me risulta che gli uomini di Avanguardia Nazionale che erano entrati non hanno riconsegnato le armi. È stato riconsegnato tutto. Mancava una sola pistola e non è stata portata via dagli uomini di Avanguardia Nazionale, ma da uno dei miei, a cui piaceva troppo. Erano belle quelle armi, veramente belle. Di 6 ne sono rientrate 5 e ne mancava una. L'ho fatta arrivare dalla Germania. Dopo 15 giorni l'abbiamo rimessa a posto e nessuno si è accorto di niente. E rinvenimmo accanto a dei MAB, dei moschetti automatici Beretta, un'arma che recava una punzonatura visivamente contraffatta. E l'arma che fu periziata era un'arma proprio assemblata con parti diverse e quindi non era un'arma originale. Quella pistola contraffatta sembrerebbe la conferma definitiva alle parole di Orlandini sul furto d'armi al Viminale, ma sempre secondo l'accusa quelle prelevate al Ministero dell'Interno non sono le sole armi a disposizione dei golpisti. A rivelarlo è un altro protagonista di quella notte che tuttavia ci ha chiesto di mantenere l'anonimato. Qui è il punto proprio esattamente da dove partì quel gesto, diciamo, che poi fu incriminato come golpe Borghese. Quasi 200 uomini, 197 per l'esattezza. Partirono nella tarda serata del 7 dicembre dalla caserma di Città Ducale
Al comando del Berti. Un uomo tutto d'un pezzo, un uomo di un'intelligenza superiore e di una fedeltà assoluta e di una lealtà assoluta. Un'autocolonna di tipo strettamente militare. Nessuno del personale era a conoscenza di questa, diciamo poi, presunta partecipazione al golpe borghese. È stato accertato che l'autocolonna, lungi dal dirigersi verso i Colli Albani, punta dritta su Roma, arrestandosi sulla via Olimpica a poche centinaia di metri dagli impianti della televisione. La sosta è stata prima del tunnel dello stadio Olimpico. Il segnale d'arresto è impartito dal Berti, il quale va a fermarsi dietro un autoveicolo in sosta, dal quale discendono due individui con i quali si intrattiene a parlottare per brevi istanti. A un certo punto, dall'altra parte della corsia, si è fermata una macchina. Era una macchina scura, sicuramente. Il comandante Berti era fuori dalla macchina perché aveva smesso di piovere e stava sullo spartitraffico. Deve essere sceso qualcuno, adesso non so se è davanti o dietro. Prima di parlare con Berti, sicuramente, se questo si può dire, ha fatto pipì dall'altra parte. Dopodiché è venuto verso Berti, così ha fatto tre passi e Berti è andato incontro. Hanno parlato un minuto, ma neanche un minuto. Lui ha dato un'occhiata, guardato, è rientrato in macchina, il comandante è passato, poi sono andati via. Finito il colloquio, il Berti, fra la sorpresa generale, riprende la via del ritorno senza spiegare neppure agli ufficiali, ai suoi più diretti collaboratori, le ragioni della mancata esercitazione. Si dice che quei due erano qualcuno che avesse detto il colpo non si fa più. Dunque, secondo l'accusa, accanto agli uomini di Borghese e di Avanguardia Nazionale c'era un gruppo di guardie forestali proveniente da Rieti, un'autocolonna che poi a pochi metri dalla sede RAI di Via Teolada avrebbe misteriosamente ricevuto un controordine. Ma davvero poche centinaia di uomini avrebbero potuto creare un regime militare in Italia? E qual era allora il vero obiettivo dell'azione di quella notte? L'ipotesi più plausibile è in una ricostruzione della strategia golpista, cioè dire creare le premesse per un intervento di tipo autoritario. Una volta che si fossero accesi vari focolai di infezione nella capitale, probabilmente era legittimo l'intervento degli apparati dello Stato. E semmai alcuno di questi apparati fosse stato coinvolto nella strategia golpista, avrebbe avuto un titolo di apparente legittimazione all'intervento. Rimuovere la condizione eccezionale nella quale ci si era venuti a trovare per effetto e della provocazione, detto tra virgolette, e della reazione legittima, detto anche questo, tra virgolette, dipendeva tutto e soltanto da chi gestiva il progetto eversivo. Secondo Claudio Vitalone, dunque, pubblico ministero al processo Borghese, lo ricordo, l'ipotesi più plausibile chiama in causa presunte complicità di apparati dello Stato, eppure nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 70 queste complicità non ci sono, o forse, per così dire, non scattano. Ma cosa succede allora nel frattempo nel comando militare delle operazioni? Torniamo allora ai colloqui tra Remo Randini e gli agenti del SID. Ma l'ordine di rientrare a che ora è arrivato? All'1, dopo mezzanotte. A un certo punto avete dovuto fare una valutazione e dire basta, fermiamoci. Perché? Ecco, io ero a un certo comando, chiamato Comando B. Al comando A c'era il comandante Borghese. Li ho divisi io i due comandi, quindi non era una cosa che... Dal comando B ho messo in moto ed è partito tutto. A un certo momento ricevo una telefonata dal comando A in cui mi si invita ad andare là di corsa. Mi è venuto un accidente. Mi sono precipitato e Borghese mi dice: guarda che bisogna rientrare, bisogna far rientrare tutti. La mia reazione è stata questa. Non mi sparo un colpo di pistola in fronte solo perché non ce l'ho. Da chi aveva ricevuto l'ordine, Borghese? Questo non lo so. Inquietante e irrisolto l'interrogativo. Perché e chi diede l'ordine o il controordine? Il motivo per il quale ad un certo punto si decise di smontare quel meccanismo, nemmeno nella ricostruzione accusatoria
trova delle sue risposte. Allora l'unica giustificazione che ti hanno dato per l'arresto dell'operazione, correggimi se sbaglio, è che il fatto di non poter entrare nel Ministero della Difesa nei termini previsti aveva pregiudicato tutto. Bravo! Mi hanno messo di fronte al fatto compiuto. Ti ho detto che entrando avevo incontrato il generale Casero. Bene, il generale Casero era l'uomo che a quell'ora o un'ora dopo doveva andare a prendere l'uomo per portarlo al Ministero della Difesa. L'uomo era quello che doveva dare le disposizioni a tutto l'apparato militare. Scusa, quest'uomo era cosciente, volente o... Cosciente e volente. Era il generale Duilio Fanali. Ma il generale Duilio Fanali non è mai stato incriminato per il golpe borghese. Il generale Casero invece, che pure è stato incriminato per cospirazione politica e insurrezione armata, verrà assolto con sentenza definitiva in Cassazione. Ma intanto il principe borghese come reagisce al fallimento del golpe? Uno degli aderenti al fronte nazionale gli disse che gli ufficiali tedeschi per i casi di tradimento erano soliti esplodersi un colpo di pistola alla tempia. Borghese fece il gesto di tendere la mano e reclamare la consegna della pistola, che ovviamente nessuno gli consegnò. È un gran peccato che è morto a 68 anni perché stava per rientrare in Italia e sarebbe stato molto interessante vedere che cosa sarebbe successo con il suo rientro in Italia. Ma il principe borghese non rientrerà mai in Italia, latitante dal 71, muore a Cadice, in Spagna in circostanze mai completamente chiarite nell'agosto del 74. Ma nel processo, oltre alla voce di Borghese, manca anche quella di Adriano Monti, che abbiamo detto essere latitante sin dal 1975. Ma qual è stato esattamente il ruolo di Adriano Monti? Il mio ruolo è stato soprattutto di fare da tramite con certi ambienti internazionali dove avevo delle conoscenze per conoscere se questa nuova aura di presidenzialismo in Italia, da attuare con l'aiuto di alcune parti delle forze armate, poteva essere gradita in certi ambienti. Non dimentichiamo che l'Italia era legata a certi accordi in campo internazionale con l'Occidente, insomma no, soprattutto con gli Stati Uniti d'America. 19 dicembre 2004, grazie al Freedom Information Act, il quotidiano La Repubblica acquisisce documenti esplosivi. 5 informative che l'ambasciata americana a Roma spedisce a Washington tra l'agosto e il settembre 1970. Oggetto di queste informative, fino ad oggi secretate, proprio il progetto di Borghese. Gli americani, dunque, sapevano del colpo di Stato. Gli archivi di Washington hanno inviato, desegretandole, queste 5 informative, che pure sono coperte da parecchi omissis. Invece non hanno proprio mandato i documenti relativi al momento del golpe. Nelle 5 informative si fa riferimento ai contatti tra un cospiratore e una personalità americana in attività a Roma, che di questi contatti riferisce all'ambasciatore a Roma, Graham Martin. Incrociando gli elementi delle informative con altri dati che nel tempo sono stati acquisiti, possiamo riconoscere una serie di personaggi. E tra questi il personaggio di Adriano Monti. La figura di Monti, da queste informative, emerge come una figura importante. Un medico di Rieti, allora probabilmente sui 30 anni, che fa da tramite tra il gruppo dei golpisti e l'ambasciata americana. L'uomo di collegamento tra Monti e l'ambasciata è un tale Hugh Fenwich, definito nelle informative genericamente come un importante uomo d'affari americano. Apparentemente un ingegnere che si occupava quindi di questioni imprenditoriali e commerciali, ma in realtà era indicato come uno dei fornitori di denaro ai congiurati. Questo Fenwich era il rappresentante in Italia del Partito Repubblicano Americano e quindi era in contatto con l'entourage di Nixon e di Kissinger. La pista Fenwich e l'intervento o il cointeressamento delle forze d'oltreoceano nell'indagine romana finisce lì. E ho saputo che il giorno dopo che io venni arrestato, Fenwich
fu portato via da un aereo americano immediatamente, insomma, lui e la famiglia. Le informative americane desecretate nel 2004 e pubblicate dalla Repubblica, quelle di cui parla il giornalista Giovanni Maria Bello, dunque sono un'ulteriore conferma della credibilità di Adriano Monti. Abbiamo qui l'originale delle informative, effettivamente si possono vedere i numerosissimi omissis all'interno di queste informative. Soprattutto però questi documenti dimostrano che l'ambasciata americana a Roma sapeva del progetto eversivo e ne aveva informato la Casa Bianca di Richard Nixon. Le informative dell'ambasciatore americano Graham Martin mostrano anche un'ostilità aperta all'operazione e perfino una buona dose di sarcasmo. Un colpo di Stato in Italia potrebbe comportare imprevedibili ripercussioni sull'equilibrio del Mediterraneo, scrive l'ambasciatore alla Casa Bianca. Gli americani è una astrazione. Una parte di questo mondo, probabilmente una parte della stazione CIA, spinge in questa direzione, sogna una cintura, una solida cintura di dittature filoamericane nel Mediterraneo europeo che parta da Lisbona e arrivi ad Atene passando per Madrid e per Roma. Tenga presente che gli americani hanno organizzato o tollerato i colpi di Stato in Cile e in Grecia e che l'Italia sarebbe stato un buon terzo. C'è stata una prova effettiva che c'era, che gli americani seri, insomma, avessero o i servizi o il Dipartimento di Stato avesse incoraggiato questa gente. Proprio questo non è esistito. Ma Adriano Monti non si limita ai contatti con l'ambasciata americana a Roma. Oggi infatti siamo in grado di dirvi che Monti è andato anche a Madrid per incontrare l'ex ufficiale nazista Otto Skorzeny, l'uomo che ha liberato Mussolini dal Gran Sasso nel settembre del 43 e grande amico del principe Borghese. Ma che ruolo ha Otto Skorzeny in questa storia? Otto Skorzeny era uno dei fiduciari dell'organizzazione Gehlen. L'organizzazione Gehlen era un'organizzazione di intelligence tedesca che aveva operato molto bene negli ultimi anni di guerra e che fu praticamente cooptato dagli americani e fu inserito praticamente come una delle forze di intelligence fiancheggiatrici della CIA. Io andai a parlare con Skorzeny, che stava a Madrid, per sapere se lui poteva dare al principe Borghese la conferma che da parte di certi ambienti dell'intelligence americana si guardava con un certo rispetto a una iniziativa del genere. E quale fu la risposta di Skorzeny? Dopo un ponderato pomeriggio di attesa, la risposta fu sì, a condizione che ci fosse un personaggio che loro indicarono, un nome della politica italiana che doveva dare la garanzia, avrebbe dovuto essere praticamente il presidente in pectore che avrebbe presieduto questa specie di governo paramilitare o militare, insomma, ecco. Insomma, un nome di garanzia, ma qual è questo nome? Quello di Giulio Andreotti, insomma, come personaggio che avrebbe potuto garantire un passaggio indolore da una situazione ad un'altra. Anche per il golpe Borghese, come per tante altre cose, si è detto che lei in qualche modo c'entrasse. Era strano che, insomma, prego? Era strano che si dicesse di no, perché insomma, pensavo io fossi. No, ripeto, non sono. Non immagino nemmeno mai l'ipotesi di queste forme, chiamiamole insurrezionali, cioè sono legato concettualmente proprio a un sistema, mi sono sempre tutto trovato bene con il sistema democratico. Il fatto che poi gli americani potessero individuare come interlocutore, come referente un certo politico italiano, questo è credibilissimo, però manca il passaggio essenziale. E cioè quanto quel politico italiano era consapevole di essere stato individuato con quel tipo di ruolo e con quel tipo di prospettiva. Di certo, per quello che ne è venuto dalle mie
dal mio lavoro di intermediario, diciamo così, di intelligence intermediario, questo nome fu fatto. Se lui fosse d'accordo, questo non lo posso dire, non lo so. Fin qui le rivelazioni di Adriano Monti, che chiamano in causa anche settori dell'intelligence americana, informati e consapevoli della preparazione del golpe. Ma queste sono rivelazioni che Monti ha deciso di fare solo oggi, qui in questa trasmissione. Agli inquirenti di allora tutti questi scenari rimasero completamente ignoti. E allora, com'è andato a finire allora il processo Borghese? A Roma, nella tarda mattinata, i giudici della Corte d'Assise che stanno giudicando i presunti golpisti di Valerio Borghese sono entrati in camera di consiglio per formulare la sentenza. Il pubblico ministero Claudio Vitalone, nella sua requisitoria, ha chiesto la condanna di 60 imputati per complessivi 495 anni di carcere. La Corte di Assise in realtà deciderà per pene molto più miti, caduta l'accusa più grave, quella di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, rimane in piedi solo la cospirazione politica. Adriano Monti viene assolto per insufficienza di prove, assolti anche il generale Casolo, l'ex capo del SID Vito Miceli. Remo Orlandini viene condannato a 10 anni, Stefano Delle Chiaie e Amos Piazzi a 5 anni, Sandro Sacucci a 4 anni. Assolto anche Luciano Berti, la marcia della Guardia Forestale su Roma è considerata infatti solo una coincidenza. La Corte di primo grado ritiene anche che non sussista l'invasione del Ministero degli Interni. Quanto al progetto golpista, la Corte scrive: per quanto in astratto non peregrina, l'allegazione di una congiura ad alto livello non ha però ricevuto ulteriori conferme e rimane nella sua essenza frutto di un'analisi generica non ancorata a sintomi tangibili. Per i giudici di primo grado, insomma, non c'è stata nessuna macchinazione, nessuna congiura ad alto livello, insomma, nessun tentativo di golpe. E con i successivi processi cadrà anche l'accusa di cospirazione politica. Il 27 novembre dell'84 la Corte d'Assise d'Appello di Roma ribalta il giudizio di primo grado e manda tutti assolti. Nell'85 la Cassazione conferma quella assoluzione. La Corte ritiene che i clamorosi eventi della notte in argomento si siano concretati nel conciliabolo di 4 o 5 sessantenni. Questa, secondo la Corte d'Appello, è la verità giudiziaria sul golpe Borghese. Invece, in questo affair senza fine, c'è ancora un clamoroso colpo di scena. Ne sono protagonisti il giudice istruttore Guido Salvini e di nuovo il capitano Antonio Labruna. Siamo a Milano il 7 novembre del 91. Stavamo indagando, facendo un'indagine sulle stragi avvenute negli anni 60-70, quindi soprattutto la strage di Piazza Fontana e gli altri episodi avversivi di quella stagione attribuiti a gruppi di estrema destra come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Però ad un certo punto ci fu la necessità di sentire il capitano Labruna. Ci disse: io ho ancora tenuto una copia dei nastri e non li ho mai date a nessuno. Aveva fatto una copia di tutti i nastri e delle conversazioni avute con i congiurati prima di darle al suo superiore Manetti. Quindi aveva l'intero originale, che non era mai stato divulgato e che era diverso da invece da quelle riduzioni che man mano furono fatte prima di arrivare alla magistratura. Alla magistratura arrivavano i nomi degli ufficiali in pensione, di quelli che non contavano niente, mentre altri ufficiali che fecero poi carriera, che rimasero in servizio con ruoli anche importanti nello Stato Maggiore, erano stati cancellati. Ma quali nomi sono stati cancellati? C'è un ammiraglio Giovanni Torrisi che divenne un importante ufficiale allo Stato Maggiore della Marina e poi dell'intera difesa, quindi un uomo sicuramente che contava nel panorama militare e militare politico italiano, e non era l'unico.
Infatti, quello di Torrisi non è l'unico nome a scomparire dai nastri di La Bruna consegnati alla magistratura. Da quei nastri nel 74 è scomparso, ad esempio, anche il nome di chi nell'operazione golpista doveva occuparsi del rapimento del capo dello Stato Giuseppe Saragat. Questa parte del rapimento del capo dello Stato che fu cancellata era stata affidata a uomini della massoneria, della P2, persone i cui nomi abbiamo poi visto nelle vicende anche giudiziarie degli anni successivi e che ovviamente, proprio perché hanno avuto un ruolo in scandali finanziari, bancari, economici anche negli anni 70 e 80, ora comprendiamo perché non potessero essere resi noti come coloro che si dovevano occupare di rapire il Presidente della Repubblica. Ad occuparsi del rapimento del Presidente Saragat, secondo le intercettazioni di La Bruna, doveva essere lo stesso Gelli con altri affiliati alla loggia P2. Ma dal dossier del 74 sono scomparsi anche altri particolari fondamentali. Ad esempio, chi doveva occuparsi nella notte del golpe di uccidere il capo della polizia dell'epoca, Angelo Vigna. In questo caso erano uomini che provenivano direttamente da Palermo e appartenevano alla mafia siciliana. Dai nastri che ci consegnò il capitano La Bruna risulta che questi personaggi erano già a Roma addirittura, pronti a scattare per eliminare il capo della polizia. Buscetta ha raccontato che dopo la visita che lui fece, venne dal Sud America qui insieme ad altri boss, per partecipare alle riunioni e alla decisione della mafia se accettare o meno il patto con Borghese, al suo ritorno negli Stati Uniti venne bloccato alla discesa dall'aereo dall'FBI, i quali non le fanno nessuna contestazione su argomenti di droga o omicidi, niente, gli dicono, l'avete fatto, lo fate il colpo di Stato in Italia? E lui, fingendo meraviglia, dice, ma di che cosa parlate? Sì, quello con Borghese. Dell'adesione della mafia al progetto di Borghese parlano, oltre a Buscetta, anche altri pentiti, tra loro Luciano Ligio nell'86, Antonino Calderone nell'87. Secondo questi pentiti, il governo post-golpista, in cambio di questo appoggio, avrebbe concesso un'amnistia, alleggerito le posizioni processuali di alcuni importanti boss mafiosi. Dunque la mafia, la P2, i più alti vertici militari, i servizi segreti dell'epoca e poi anche imprenditori politici. Uno scenario ben diverso da quei quattro sessantenni nostalgici di cui parla la sentenza finale di assoluzione. Ma perché allora, nel 1974, prima di consegnarlo alla magistratura, dal dossier di La Bruna furono tolte delle parti così importanti? Noi lo abbiamo chiesto a chi trasmise materialmente quel dossier ai giudici. L'allora ministro della difesa Giulio Andreotti. Nel settembre 74, quando lei decide di dare tutto il dossier che ha ricevuto dai servizi della magistratura, prima di passarlo alla magistratura viene controllato lo stesso dossier e non passa tutto alla magistratura in realtà. Cioè, tutta quella storia del malloppo, malloppino, si ricorda? Ah, beh, ma non so, perché forse c'è, adesso non è ricordato, sono passati molti anni, perché c'erano alcune cose che non erano essenziali agli effetti di responsabilità di carattere penale, ma la cui pubblicità avrebbe potuto essere nociva sotto altri aspetti di conoscenze, di rapporti con altri servizi. Questo mi ricordo che ci fu una necessità di questo genere, che poi dopo si prestò a dire, ma lo avete nascosto come se fosse nascosto per... Che c'erano dei nomi interessanti, tipo Torrisi, che sarebbe diventato capo di Stato Maggiore della Difesa, sì. Marchesi, sì. Poi c'era anche il nome di... Ma Salvini dice anche il nome di Gelli, ad esempio, di altri... Poi tutta gente che era piduista, poi alla fine. Vabbè, questo poi dopo, il P2 è venuto fuori dopo, sì. Però la questione... Ma vede, in mettere in un circuito dei nomi di persone che fino a prova contraria, insomma, Milano Torrisi era una Milano, tutti i cose, quindi questa è la ragione per cui era giusto non esporre, non per le singole persone, ma perché, se no, attenzione, perché se uno
voleva dire fare le scarpe, non so, a tutti quelli che lo precedevano in carriera, e faceva un rapportino di questo genere. In quel momento tu lo mandi al magistrato, insomma, allora poi hai la strada libera per entrare. Il problema P2 è un problema, è tutto ancora da doversi anche elaborare. Insomma, era una setta massonica vera e propria o no? Resta il fatto comunque che molti di quei protagonisti di quei fatti avversivi erano della P2, insomma. Maletti era della P2, Miceli era della P2, La Bruna era della P2, Torrisi era della P2, eccetera. Questo è tutto utopico, però insomma io non so se sia, forse se si scriverà a me, forse è anche difficile fare una storia vera della P2, insomma, che cos'era? Era una mutua di solidarietà, avevano dei progetti di carattere diverso, non lo so. Vorrei solo sapere se un giorno si conoscerà mai la verità vera. Chi ha tirato le fila di un lungo teatro di burattini? Insomma, c'è stato un burattinaio. Nel 1995 la Procura di Roma ha incriminato Licio Gelli per cospirazione politica, insurrezione armata contro i poteri dello Stato e attentato all'incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica. Per la manipolazione dei nastri invece sono stati incriminati il generale Maletti, il capitano La Bruna e il colonnello Romagnoli. A loro è stato contestato il reato di omissione d'atto di ufficio per sottrazione di documenti relativi alla sicurezza dello Stato. Il procedimento contro di loro è stato archiviato per prescrizione il 30 ottobre del 97 dal giudice Otello Lupacchini. Anche il procedimento contro Licio Gelli è stato archiviato per l'impossibilità di acquisire nuovi